Amiche e amici di Rossini TV, siamo ad Urbino di fronte all'ingresso del nuovo polo didattico Petriccio. Viene inaugurato questa mattina, un momento molto importante per la città di Urbino, per l'Ateneo, perché tutto questo ha una storia lunghissima che andremo a scoprire, ha una storia sviluppata nel tempo che finalmente arriva al primo step di questo compimento. Scopriamo insieme di cosa si tratta in questo speciale di Rossini TV. Col magnifico rettore, professor Giorgio Calcagnini. Professore, abbiamo spesso parlato dell'interazione tra l'Ateneo e la città. Qua andiamo sul fisico, cioè andiamo su qualcosa di concreto, muri che diventano una parte concreta della struttura della città. Sì, queste aule sono effettivamente un'aggiunta importante per le strutture didattiche dell'Ateneo, soprattutto vanno a colmare una mancanza di aule di una certa dimensione che eravamo costretti a compensare, ad esempio col cinema, con altre situazioni non adatte. Quindi è un miglioramento significativo per la qualità della didattica, per la qualità di studio dei nostri studenti e ovviamente anche una valorizzazione di questo spazio anche per il comune di Urbino, per la città. E vogliamo continuare in questa direzione, cioè questo spazio dovrebbe, che adesso è ancora occupato da strutture precarie, dovrebbe nei prossimi anni vedere uno sviluppo importante che anche di tipo non solo accademico ma anche commerciale, quindi insomma rappresentare un volano per l'intera città. Un percorso che ci dicono è iniziato 30 anni fa, che è andato avanti negli anni e che arriva non a compimento, ma arriva finalmente al primo step, al primo gradino, per cui sono previsti sviluppi importanti nei prossimi anni. Sì, ci sono, è vero, è un progetto questo sviluppo del Petriccio, iniziato con De Carlo e poi per motivi che sinceramente non so non è andato avanti, e abbiamo colto l'occasione di iniziare di nuovo, riprendere grazie anche ai fondi che ci sono in questo periodo disponibili, di riprendere lo sviluppo di quest'area. E insomma, per ora, ecco, il primo pezzo è stato fatto in tempi anche veramente brevi e di questo bisogna ringraziare sia l'amministrazione dell'università che ha seguito i lavori, l'amministrazione comunale e soprattutto direi l'impresa che ha realizzato queste aule in tempi insomma a cui in Italia non siamo molto abituati. Un altro passo importante verso gli studenti, verso la loro fruizione, verso la possibilità che sempre più studenti si trovino sempre più a loro agio ad Urbino. Sì, come dicevo prima, la qualità, noi abbiamo un contatto con gli studenti, i loro rappresentanti, anche mediante i questionari, e dai questionari emerge che uno dei punti deboli del nostro Ateneo appunto era anche la qualità delle aule, soprattutto per quei corsi di studio a più elevata numerosità. Quindi il fatto di essere riusciti a colmare, ripeto, pensavamo di poterlo fare prima, però ecco, non voglio guardare l'aspetto positivo. Siamo riusciti a realizzare queste tre aule molto grandi, come vedremo fra poco, è sicuramente qualcosa che migliora la qualità della didattica, della vita accademica dei nostri studenti. Come dicevo prima, stiamo continuando, ecco, non ci fermiamo perché progetti ce ne sono, fortunatamente i finanziamenti ce ne sono, il bilancio dell'Ateneo al momento è sano e quindi ci permette di guardare al futuro con una certa positività rispetto, ecco, a 30 anni fa. Sindaco, giornata importante per Urbino. L'università esce dall'ambito, diciamo, puramente accademico e entra nell'ambito murario. Qua si fanno insediamenti che ci dicono abbiano una storia poi lunga, insomma, per arrivare a questo. Sì, una storia lunga, e devo dire che l'università è stata molto solerte nel procedere dopo gli interventi che abbiamo fatto di comune accordo proprio per sbloccare quest'area del Petriccio, ma diciamo esce anche dal punto di vista
didattico, non solo dal punto di vista murario, perché chiaramente questa struttura che è stata realizzata così anche molto velocemente è l'inizio di un percorso di tutto lo sviluppo di quest'area, che comprende poi anche le palestre per scienze motorie, ma comprende lo studentato, comprende veramente uno sviluppo di un'area che era ferma da 40 anni, quindi chiaramente come amministrazione siamo molto soddisfatti di questo processo di sviluppo che l'università insieme all'amministrazione comunale sta portando avanti. Andando a cercare per documentarci un po', ci siamo imbattuti nel grande nome dell'architetto Carlo De Carlo, addirittura come già all'epoca qualcuno che ne aveva parlato. È stato un percorso giustamente un po' lunghetto, però quando si arriva a un traguardo, anche se poi è un primo traguardo perché poi seguiranno sicuramente altri sviluppi, è un grande momento di soddisfazione. Ma sì, senz'altro è un progetto che viene da lontano, perché appunto già De Carlo aveva ideato quest'area, ma abbiamo dovuto adeguarla perché purtroppo ci sono volute parecchie modifiche, variazioni di molte varianti, la prima fra tutti per dividere le aree tra i privati, l'università, l'ASUR, perché questa è un'area di comproprietà di molti proprietari, quindi abbiamo dovuto fare diversi processi che chiaramente ricalcano quella che era l'idea originale, ma viene modificata in molte parti perché così come era stata pensata all'inizio non era fattibile, non era così realizzabile. Quindi abbiamo sbloccato questa situazione anche portando avanti un processo di permute con l'università per far sì che l'università non dovesse sborsare risorse economiche per poter sviluppare tutte le attività che interessano chiaramente l'attività del loro core business, lo chiamo così impropriamente, però questo ha permesso anche a noi come amministrazione comunale di acquisire delle proprietà che pensiamo di sviluppare nel settore del turismo, quindi le due aziende agrarie che sono diventate diciamo di proprietà del comune in permuta di quest'area, quindi sviluppa le due attività principali. La cosa importante è proprio questa, che sviluppa nella città di Urbino, in questo territorio, le due attività principali che sono da un lato l'università, dall'altro il turismo. Quindi questo progetto è un processo, diciamo, multilaterale che porta avanti le due peculiarità di questa città, e quindi questo a beneficio chiaramente di tutto il territorio. Con l'arcivescovo di Pesaro e Urbino, Monsignor Sandro Salvucci. Monsignore, è sempre un grande momento quando si inaugura qualcosa di nuovo, ci diceva prima, soprattutto dedicato ai giovani. Assolutamente, è il motivo per cui ho aderito volentieri all'invito venire a presenziare, insomma, ecco, l'inaugurazione di queste nuove aule che estendono la capacità di accoglienza degli universitari in luoghi adeguati, ecco, che frequentano questa bellissima università, questa bellissima città. E dunque sì, ecco, credo che mi piace pensare che ciò a cui abbiamo assistito oggi è davvero guardare al futuro, un futuro da costruire, un futuro da custodire, un futuro di pace. E la guerra a cui purtroppo siamo abituati, alle immagini di guerra, ci fanno vedere distruzione. Ecco, per me quello che accade ogni volta che si inaugura un luogo di formazione, un luogo di crescita, è mettere un seme davvero di speranza e di pace e guardare al domani con fiducia. Per cui sono venuto qui per dare questa testimonianza e per benedire, cioè dire bene di questa opera. Costruire, appunto, il contrario di distruggere, in questi momenti sembra quasi di riuscire a tenere la guerra fuori dalle mura. Sì, credo che, l'ho detto anche all'inizio di questo momento, che la pace sia un bene prezioso di cui noi, io, la mia generazione, godiamo, insomma, nel nostro paese da quasi 80 anni, ma non possiamo permetterci di disperdere questa eredità così preziosa, pagata a caro prezzo dalle generazioni che ci hanno preceduto. E quindi non diamo per scontato nulla, cioè credo che questo è il tempo di costruire, è il tempo di porre gesti
che custodiscono e costruiscono la pace, iniziando dalle nostre realtà, ma naturalmente poi anche non facendo mancare ogni sforzo, ogni impegno, perché la pace possa tornare anche laddove c'è violenza, laddove ci sono conflitti. Con Alessandro Perfetto, direttore generale di UniURB. Direttore, quando si arriva a compimento con un'opera come questa, la soddisfazione è enorme. Sì, c'è una grande soddisfazione anche solo pensando che 8 mesi fa in quest'area dove siamo c'era livello zero, non c'era niente. Quindi abbiamo realizzato un'opera che aiuterà i nostri studenti a vivere delle esperienze di aula confortevoli ed entusiasmanti in tempi che normalmente i lavori pubblici nel nostro paese non sono previsti. Potremmo dire con una battuta che è stato un modo di recuperare invece il grande tempo che c'è intercorso tra quella che era l'embrione del progetto, che addirittura qualcuno fa risalire al grande architetto Carlo De Carlo, e questo 2023, nel quale invece si parte con qualcosa che è destinato a diventare comunque una svolta epocale anche per l'intero tessuto urbanistico di Urbino. Guardi, io le rispondo così: io non sono di questa città, sono qui da 9 anni. E quindi queste storie mi vengono raccontate, però per quel che so io sono 50 anni che si parla del Petriccio in questa città, di cosa fare al Petriccio, e questa amministrazione del rettore Calcagnini e del rettore che l'ha preceduto è riuscita in poco tempo a creare invece qui una qualcosa che rimarrà nel vissuto di questa città, perché questo è solo il primo passo, ma poi questa area si doterà anche di ulteriori strutture che costituiranno un polo al centro della città di grandissima importanza per i ragazzi e per l'università e per la città tutta in definitiva. Essere riusciti a dimostrare che si può fare, come abbiamo ascoltato, è anche in qualche modo un impegno a rispettare una timeline che a questo punto diventa appunto importante riuscire a seguire anche per i prossimi anni. Sì. Quello che ci lascia questa esperienza, che ci insegna questa esperienza, è che si può fare. Se si lavora in squadra, se si hanno entusiasmo, se c'è un team di tante persone che ci credono e che sono competenti, si può fare. Si può fare nel pubblico con più difficoltà, perché il privato non ha il codice degli appalti con cui confrontarsi, ma si può fare anche nel pubblico. Le condizioni però sono queste: tanto entusiasmo, tante persone che ci credono e tante competenze da mettere in campo. Si è conclusa questa inaugurazione, si sta svuotando il polo didattico del Petriccio, vedete quest'aula è completamente vuota, ma si riempirà nei prossimi giorni con le attività didattiche che prenderanno il via per questo nuovo corso che vi abbiamo raccontato con le telecamere di Rossini TV.